esagono regolare lo ottengo semplicemente unendo i puntini. Ecco qua. Vedete che basta che io unisca i punti che ho trovato in precedenza. E costruisco l'esagono. Ecco qui. Allo stesso tempo, questi punti sono sufficienti anche per disegnare il triangolo equilatero, perché mi basta unire questi punti qui. Ed ecco fatto. Bene. A questo punto prendo la gomma perché ci sono delle linee che non mi servono e vado a cancellarle. Sono questo pezzo qui. Poi qui ci sono ancora dei residui. Delle linee che ho tracciato prima per trovare il centro e li posso cancellare. Adesso il nostro triangolo equilatero va suddiviso in tre parti uguali. In che modo? Dal centro, ecco qui, unisco il centro con questo angolo dell'esagono. E traccio questo segmento qui. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ecco fatto. Come potete vedere, vediamo un po' se zoomando si vede meglio. Sì. Ecco qua, ho ottenuto questa suddivisione in tre parti uguali. Basta che io adesso cancelli bene questa linea che non mi serve più, questo pezzo di segmento che non mi serve più, e la figura geometrica all'interno del disco cromatico di Itten è pronta. Adesso proseguiamo dividendo questo disco in 12 settori. Attenzione perché questa parte è un po' delicata, se non la fate proprio in maniera precisa, rischiate che vengano sbagliati i settori. Ci serve la squadretta da 45 e io me la posiziono, vedete, in questa maniera qui, in modo da avere l'ipotenusa, cioè il lato più lungo che attraversa tutto quanto il disco cromatico. Adesso vi spiegherò anche il motivo. Mi raccomando, quindi tenete ben ferma la riga e fate scorrere in questo modo la squadretta, tenendo tutto ben fermo in modo che non faccia degli angoli sbagliati.
Ecco che qui si muove, vedete, è facile che si muova. Guardate che il lato della squadretta passi esattamente sul centro e tracciate questi due segmenti. Uno, sarebbero due, sì, in realtà. Poi si gira la squadretta dall'altra parte, come vedete che ho fatto, e fate la stessa cosa anche dall'altra parte. In questo modo, vedete, ho tracciato 1, 2, 3, 4 segmenti. A noi interessano i punti in cui questi segmenti toccano la circonferenza più grande. Teneteli bene a mente perché ci servono adesso per proseguire il Adesso nostro lavoro. serve di nuovo il compasso. Lo devo aprire di nuovo con apertura di raggio 10 centimetri, quindi basta che metto la punta del compasso sulla circonferenza ed apro esattamente fino al centro. Eccolo qui. Anche qui dobbiamo trovare dei punti sulla circonferenza usando l'arco, ma come ho fatto in precedenza, non vado a disegnare tutto quanto l'arco, faccio semplicemente dei segnetti direttamente sulla circonferenza. In questo modo non devo poi andare a cancellare altre linee di costruzione. Vedete, ho puntato sul punto che vi avevo indicato prima, dove i segmenti inclinati a 45 gradi toccano la circonferenza. Adesso bisogna fare la stessa cosa anche puntando il compasso negli altri tre punti. In questo modo cosa otteniamo? Otteniamo altri 8 punti sulla circonferenza che ci serviranno a tracciare gli altri 8 segmenti che ci servono per disegnare tutti quanti i settori in cui è suddiviso il disco cromatico di Itten. Eccoli qui. Bene, a questo punto non ci resta che unire, vedete, appoggiare, scusate, la mia squadra sul centro e sui punti che ho trovato in precedenza e tracciare questi piccoli segmenti. Eccoli qui, che come vedete mi vanno a suddividere il disco in settori. I settori saranno alla fine 12, come le ore dell'orologio. E devono essere tutti quanti della stessa ampiezza. Se vedete che non sono tutti uguali, vuol dire che qualcosa avete sbagliato. Molto probabilmente nel fare i primi segmenti, quelli inclinati a 45 gradi. Se non sono inclinati esattamente a 45 gradi, i settori non vengono giusti. Ecco qui. Mi raccomando, ogni volta controllate che la squadretta sia appoggiata al centro
Ed ecco qui, a questo punto il disegno del disco cromatico è finito, non vi rimane che cancellare con la maggior cura possibile eventuali residui di linee di costruzione, e il disegno è finito.